ritorno in questa aula insieme alla dottoressa Di Prima e all'avvocato Ciccone a seguito della nomina fatta dal sindaco dopo la procedura di avviso di nomina pubblicata a ottobre. Io ovviamente non entrerò nel merito della legittimità o no di quello che è stato fatto. Noi abbiamo partecipato a questo avviso di nomina perché è stato esposto, è stato presentato e quindi ci saranno altre persone che giudicheranno, sono tenute a giudicare. Ma conoscendo l'amministrazione, conoscendo la serietà dell'assessore Cacciola, del vice sindaco e del sindaco, le procedure sono state fatte, confido e sono convinto che noi siamo dalla parte del giusto. Come è avvenuto in questi anni finora, se vi posso dire la verità. Fino ad oggi credo che tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto con un solo obiettivo: fare il bene dell'azienda e di conseguenza fare il bene della città. E credo che su questo chiunque ce ne possa dare atto. Ora, innanzitutto voglio rispondere al consigliere Carrelli, così poi se non può partecipare alla riunione può anche, come dire, decidere di non fare questo sacrificio. Perché le cose che ha detto sono molto gravi. E io devo essere sincero, dopo 3 anni di direttore generale, dopo alcuni mesi di presidente, sentire dire da una persona che tra l'altro io considero un amico, è tuttora un amico, un'affermazione di questo tipo mi preoccupa moltissimo. Ora, voi sapete che abbiamo fatto, io credo, di tutto noi in questi anni per cercare di fare delle procedure che fossero il più trasparenti possibili. Quello che posso dire è che io non ho mai avuto, lo confermo, nessuna forma di pressione da parte di nessuno. Io no, posso tranquillamente dirlo davanti a tutti. Ora, che cosa abbiamo fatto per fare in modo che queste procedure fossero le più serie possibili? Abbiamo in aggiunta, non era un compito nostro, cioè quando quando si dà alla ricerca di personale attraverso il lavoro interinale, la responsabilità è nell'azienda che fa le selezioni. Ma ciò nonostante noi abbiamo via via, con l'esperienza, introdotto via via tutta una serie di elementi il più possibile di controllo di oggettività. Abbiamo fatto in modo che la selezione fosse basata, lo screening fosse fatto su elementi oggettivi, in modo inconfutabile, come se fosse un computer che potesse andare a fare lo screening dei candidati. Abbiamo controllato che lo screening fosse stato fatto correttamente, abbiamo pure controllato che i dati riportati nelle tabelle, eccetera, fossero reali rispetto alle dichiarazioni. Tutto questo l'abbiamo fatto. Nell'ultima selezione, quella con riferimento il consigliere Carrieri, abbiamo ancora fatto un'ulteriore cosa. Abbiamo mandato ai colloqui, alla fase ultima dei colloqui, un nostro esperto. Un esperto esterno fuori dall'azienda, che potesse, appunto perché esperto, essere il nostro controllore e poliziotto allo stesso tempo. Per andare a essere, anzi pure ne abbiamo mandati, 2 persone, in modo da poter, un avvocato e un nostro esperto, in modo da poter controllare di tutti quanti che effettivamente nei colloqui non ci fossero, come dire, ci fossero un ulteriore elemento di valutazione, questi elementi di valutazione fossero verificati dalle persone che noi abbiamo mandato. Pertanto queste persone, in particolare l'esperto, è entrato nel merito, ha guardato, ha controllato, ha verificato i documenti, ha verificato tutto quello che poteva succedere. E vi posso dire che il risultato che noi abbiamo, perché prendiamo a vedere i risultati, è
a detta di tutti che questi ragazzi che sono stati selezionati sono veramente bravi, Questo è lo risultato finale. Noi siamo convinti che la procedura sia corretta, più di così non saprei cosa fare, cioè, sinceramente. Cioè, scrivi oggettivo e poi colloquio con, nostro, con delle persone di massima fiducia che non fossero aziendali, ma che fossero esterne e che potessero controllare. Questo l'abbiamo fatto e siamo tranquilli. Poi, se c'è qualcuno che mi lanta, guardate, io quello che ho imparato a Messina, che questo è uno dei principali sport. Per mesi e mesi, io tutte le volte mi sentivo dire, voi fate questo concorso, lo vedo in azienda, fate questa selezione interna, e mi dicevano, direttore, ma tanto poi si sa chi vincono, ma come fate a saperlo voi se non lo so nemmeno io? Guardi, questa era l'opinione diffusa, tutte le volte. Dimostrarvi alla fine che non è che vincevano quelli che sapevano, ma vincevano quelli che meritavano. Nonostante tutto, via via, tutte le volte c'era qualcuno che andava a milantare. Ma perché? Ma perché c'era qualcuno che andava a dire non ti preoccupare, ci penso io. Perché questo è lo stile. Non ti preoccupare che ci penso io. Il problema qual è? È che quel non ti preoccupare che ci penso io poi infanga anche al limite dei candidati, no? che hanno tutti i requisiti e che sono bravi. Ma allora a questo punto cosa succede? Dobbiamo toglierli? Quelli di cui qualcuno mi lanta? Giro. È un po' come quando si diceva ci sono i figli degli autisti, no? La stessa cosa. Ma ci sono i figli degli autisti perché in tutte le aziende i figli degli autisti vanno a fare l'autista. Ma tra questo e dire che se sei figlio dell'autista ti prendo, se non sei figlio dell'autista non ti prendono, ne passa come, e non l'abbiamo certo fatto noi. Anche qui la stessa cosa. Noi abbiamo fatto. C'erano i figli dell'autista, ma perché quelli, guarda caso, i figli autisti, quelli bravi, hanno passato e avevano i requisiti, hanno passato. Gli altri, tanti altri, non hanno passato. Ma nessuno gli ha messo un occhio di riguardo su quelle persone. E che nella statistica ce ne sono tanti, ma anche lì guarda che è quello perché era il figlio. Allora, questo sport, io però comprendo anche una cosa, che in un ambiente dove per anni e anni si sono usate delle altre pratiche, la gente non ci crede, dice ma è possibile che questi facciano le cose per bene? Eppure sì, noi siamo convinti di aver fatto le cose assolutamente facendo in modo corretto. Al consigliere Giovelli è stato emesso il bando per la ricerca di direttore generale. Qui il bando è pubblico, c'è, ed è da tre giorni che è stato pubblicato su tutte le gazzette, e prevede un tempo di 30 giorni per andare alla ricerca di direttore generale, ed è una procedura pubblica, quindi la procedura è stata fatta. Noi siamo convinti anche in questo caso, attraverso le righe che facciamo tutte le volte con i legami degli esperti, hanno fatto le cose corrette, pensiamo di aver fatto una cosa corretta. Peraltro ci fu già allora, quando riguardava me, qualcuno che fece delle obiezioni, eccetera, eccetera, le verifiche vennero fatte e tutto fu dimostrato che era stato fatto correttamente. Perché meno di un minuto. Dico, io devo dire, devo rilasciare a verbale questa dichiarazione, che non fermo restando che attendo chiaramente, perché questa è un'interrogazione a risposta scritta alla quale dovrà rispondere dentro 30 giorni, quindi ai sensi di legge l'amministrazione. Io l'ho mandata chiaramente anche al presidente del CDA, però l'interrogazione è chiaramente rivolta a Giovanni Tassino, che è l'assessore. E quindi stiamo parlando sicuramente anche delle risposte che darà il presidente del CDA. Però siccome mi attendevo una risposta che giustificasse il fatto che viene violato, diciamo così, perché di questo si tratta l'articolo 23 dello Statuto, che mi pare, correggetemi se sbaglio, qui c'è anche un avvocato del CDA, e rappresenta il Vangelo dell'azienda, lo Statuto, giusto? Nel momento in cui l'articolo 23 lo specifica che per più di 30 giorni un direttore generale di centro funzioni nello stesso anno solare non può esercitare questa funzione, non mi si può dire, non me ne vorrà il presidente Foti dicendomi noi abbiamo fatto le cose, vabbè, se l'avete fatto fate riferimento a un altro articolo dello statuto che possa
far derogare l'articolo 23, perché se così non è, mi sa di una risposta troppo aleatoria. Io questo lo voglio ringraziare il Presidente di avermi dato la parola, perché che si è messa a verbale, perché siccome il quesito l'ho sollevato io, sulla base di un articolo dello statuto che rappresenta il Vangelo dell'azienda, nel momento in cui mi si dice semplicemente con una risposta noi riteniamo di aver fatto tutte regole, ma voglio che questa risposta venga basata sul fatto. Dopodiché chiaramente attenderò una risposta scritta da parte dell'amministrazione.